Francesco, ma tu chi vuoi servire? Il servo o il padrone? E lui dice, ma io voglio seguire certamente il padrone. E allora perché dunque stai abbandonando il padrone per seguire il servo e il principe per il suddito? Allora Francesco interrogò, Signore, che vuoi che io faccia? Concluse la voce, ritorna nella tua città e là ti sarà detto cosa devi fare. Poiché la visione che ti è apparsa, devi interpretarla in tutt'altro senso. E poi l'autore presenta delle note che sono rilevantissime, importantissime. Dice Francesco, destatosi, si mise a riflettere attentamente su questa rivelazione. Mentre il sogno precedente, tutto proteso come egli era verso il successo, lo aveva mandato quasi fuori di sé per la felicità, questa nuova visione lo obbligò a raccogliersi dentro di sé. Cioè c'è questo grido di Francesco, Signore, che cosa vuoi che io faccia? E l'autore lo dice chiaramente, più volte, si mise a riflettere attentamente, si raccoglie dentro e più avanti non gli importava più delle spedizioni in Puglia, solo bravava di conformarsi al volere divino. E se andiamo ancora più avanti, questo desiderio è molto presente nella vita di Francesco, soprattutto quando Francesco incontra i lebbrosi. È spinto dai lebbrosi, verso i lebbrosi, da questa forza che lo anima dentro, al punto tale che affermerà egli stesso nel Testamento, ciò che mi sembrava amaro mi fu mutata in dolcezza di anima e di corpo. È come se Francesco facesse esperienza che il monito interiore della novità di vita deve essere confermato dai fratelli, soprattutto dai fratelli più piccoli, più poveri e più indifesi, che sono i nostri maestri nel cammino di conformazione e di sequela del Cristo Signore. E Francesco quindi, il testo della leggenda dei tre compagni dice che pian piano si spoglia di se stesso e cosa fa? Serve i lebbrosi, ma poi si dedica alla preghiera. Il verbo pregare in questi primi numeri della leggenda dei tre compagni ricorre molto spesso e proprio nel 1406 si dice nella seconda parte insisteva nella preghiera affinché il Signore gli indicasse la sua vocazione. Perché il Signore gli indicasse la sua vocazione? Francesco va perfino a Roma, sulla tomba degli apostoli va a pregare, cioè c'è questa ribellione dentro di lui. È quasi come il grido di Gesù nel Vangelo di Giovanni, ho un battesimo che devo ricevere, sono angosciato fin quando io non l'avrò ricevuto. C'è questa ricerca costante del volere del Signore e la preghiera è così ardente in Francesco che lo spinge ad abitare le grotte. Noi siamo abitati alla grotta della Verna dove Francesco prega, ed è vero. Ma prima di tutto Francesco si imbatte nelle grotte di Assisi dove introduce perfino un amico. Lo dice, vieni con me, ti voglio mostrare un tesoro. L'amico viene portato, ma non viene introdotto nella grotta, aspetta fuori. E l'autore dice che Francesco, animato da un nuovo straordinario spirito, pregava in segreto il padre, però non confidava nessuna cosa a nessuno ciò che faceva nella grotta. Dio solo lo sapeva e a lui incessantemente chiedeva come impadronirsi del tesoro celeste. E più avanti, al numero 1409, l'autore della leggenda dice «Il cavaliere di Cristo, non curando le minacce del diavolo che lo tentava, così come tenta tutti quanti noi nella vita di preghiera, seguiva a pregare nella grotta il Signore, che il Signore gli insegnasse la via». Questo che cosa significa, carissime sorelle? Significa che non c'è ricerca autentica di Dio e della sua volontà fuori della preghiera. È vero, noi possiamo confrontarci con i padri spirituali, con i confessori, con i direttori, possiamo ascoltare la voce del mondo, i cosiddetti segni dei tempi, ed è verissimo, ma se non c'è un autentico spirito di preghiera, c'è una volta un confessore, un domenicano a Santa Maria Maggiore diceva, figlio mio, tanto l'uomo vale per quanto uno prega. Il valore dell'uomo dipende dalla preghiera, cioè dalla relazione con Dio. Se questa relazione viene meno, l'uomo assolutizza la sua vita
e non riesce a relazionarsi neppure con gli altri. Allora la ricerca autentica della volontà di Dio è nella preghiera. Per questo pregare è fondamentale nella vita cristiana. Ma naturalmente la preghiera non è qualcosa che si impone dall'esterno, è un bisogno del cuore, di un cuore che ama, di un cuore che crede, di un cuore che si abbandona. Ma soprattutto la preghiera è segno di quel bisogno strutturale che l'uomo ha di relazionarsi con il suo creatore. Così come io ho bisogno del cibo per sostenermi, così come ho bisogno dell'acqua, così come ho bisogno delle relazioni amicali che scandiscono la mia vita, con la stessa intensità io ho bisogno di Dio. Ecco perché il Salmo 62, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, come la cerva nella ai corsi d'acqua. Il Salmo 42, il Salmo 62, come terra deserta, arida senza acqua. Cioè il desiderio di preghiera deve essere come il desiderio di mangiare del bere. Io non devo sentire il dovere della preghiera, ma è un bisogno. È un bisogno che io, di cui io faccio continuamente esperienza, bisogno della relazionalità. Così come Gesù Cristo ha bisogno del rapporto con il Padre, se no non vive. Così come questi fiori hanno bisogno dell'acqua per vivere, così noi abbiamo bisogno di Dio. Se non c'è profonda in noi questa coscienza, la preghiera non svolga. Francesco invece si rende conto che nella preghiera lui può ricercare la volontà di Dio. Nella preghiera il Signore gli apre lo scrigno dei suoi tesori. Ma la preghiera davanti al crocifisso sta ad indicare quindi la problematicità della vita di Francesco. Francesco a un certo punto deve lasciare le allegre brigate perché i compagni non gli dicono più nulla. Deve lasciare la vita di mercante come il padre perché la relazione con il padre non va più, perché lui lo dirà davanti al vescovo: ormai non sarà più figlio di Pietro e di Bernardo, ma del Padre mio che è nei cieli. La relazione anche con quel mondo, con il mondo comunale, ormai è rotto, perché Francesco, dicono le fonti, è un uomo totalmente nuovo che comunque sta vivendo ancora il fallimento per le sue imprese che non sono andate. La prigionia a Perugia è durata quasi un anno. Per quanto lui era, dice sempre l'autore della leggenda, sempre gioioso nei riguardi dei suoi commilitoni e degli altri prigionieri, è sempre una prigione. Cioè è un uomo che vive i fallimenti della sua vita. Come mercante non va bene, e come cavaliere non è andato bene, non una volta, due volte. Come amico ormai le amicizie sono di carta pesta, non lo realizzano più, non gli danno più niente, al punto tale che era lui che serviva agli altri, perché era lui che organizzava le serate. Allora la preghiera davanti al crocifisso, altissimo e glorioso Dio, è proprio di un uomo che si sta ripiegando su se stesso, che non sa a quale santo votarsi e che si rifugia nella preghiera. Dammi fede, speranza certa, carità perfetta.